Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere come ho gestito il mini cut finora. Ormai sono alla quarta settimana di mini cut, un mini cut che dovrebbe durare 6 settimane. Mini cut che può essere molto utile sia nelle fasi di bulk per rientrare leggermente con la BF, per spezzare appunto il periodo di ipercalorica rimanendo in un range di body fat più consono, oppure anche come fase di cut. Molti magari preferiscono fare fasi di cut reverse proprio per un motivo psicologico e per evitare troppi adattamenti metabolici in negativo. Poi so che tra festività e quant'altro potrebbe essere un video azzeccato per molti. Allora ragazzi, partiamo subito con la colazione. Colazione estremamente veloce. Io al mattino ho poca fame, ho poco tempo e ho poca voglia di mangiare. Quindi caffè, barretta proteica, la mia preferita, questa di bulk vegana, cocco e cioccolato. Il mio sorto di budino, che se mi seguite da un po' ve lo ricorderete, burro di arachidi, proteine in polvere, mischiato in poca acqua, viene fuori una sorta di budino molto cremoso, a me piace molto. E per finire la colazione, un tartufino al cioccolato. Tartufino al cioccolato perché avanzavo 3 grammi di carbo, 3 grammi di grassi e questi sono perfetti, sono ottimi. Ragazzi, adesso ora di pranzo. Pranzo, come vedrete, zero carbo. Perché questo? Non tanto perché stia seguendo chetogeniche o altro, ma semplicemente perché faccio una sorta di dieta dissociata. Mi tengo le proteine divise in modo equo durante la giornata, i grassi tutti nella parte della giornata prima dell'allenamento, mi alleno alla sera e la sera poi faccio cena e pre-nanna dove ho grosse quantità di carboidrati e bassi grassi. Quindi essenzialmente faccio questa suddivisione nella giornata in due momenti: prima di allenamento proteine e grassi, dopo allenamento carboidrati e proteine. Come pranzo, alla fine, essendo in zero carbo, ho scelto della pancetta, pollo e olio con 50 g di peperoni che quindi non ho affittato e 100 g di insalata che anche in questo caso non ho affittato. Giuro che non è bellissimo, però comunque rimane molto buono. Non mi faccio problemi per quanto riguarda grassi saturi, perché comunque il grosso viene dall'olio extravergine d'oliva e un minimo di grassi saturi nella dieta è necessario averli. Chi mangia riso, pollo, broccoli 7 giorni su 7 ha una dieta squilibrata, ovviamente. Vi spiego un attimino come abbiamo impostato il mini cut, che secondo me è molto importante. Allora, io fino a 4 settimane fa ero al culmine della mia fase di bulk, ero arrivato a gestire 2800 calorie. Per gestire 2800 calorie intendo che il mio peso non era più in crescita, quindi erano diverse settimane, se non addirittura un mese, che il mio peso rimaneva costante con 2800 calorie. Questo ci ha permesso di arrivare alla conclusione che la mia nuova norma calorica fosse di 2800 calorie, per l'appunto, visto che il peso non cresceva. Da qui abbiamo gestito un mini cut drastico, per drastico intendo 500 kcal di taglio giornaliero. Siamo passati da 2800 a 2300, 500 calorie di deficit. Noi sappiamo che un chilo di adipe sono circa 7000 kcal, questo si traduce in circa un chilo di massa grassa perso ogni 14 giorni. Quindi, considerando che il mini cut ne dura 6 settimane, stiamo parlando all'incirca dai 2 ai 3 kg, perché comunque ci saranno degli adattamenti metabolici in negativo e quindi arrotondiamo per difetto. Un'altra particolarità del cut è che segue una carb cycling, quindi è essenzialmente divisa in 3 giorni, quindi è una triciclica: carbo alti, medi, bassi, alti, medi, bassi e così via. Quindi ogni 3 giorni ho un giorno a carboidrati alti, poi seguito da un giorno a carboidrati medi e carboidrati bassi, con proteine e grassi sempre costanti tra tutte le giornate. Allora ragazzi, spuntino preallenamento, in questo caso sempre la mia sorta di budino che mi faccio, sono proteine del manzo e
burro di arachidi con poca acqua, viene fuori una sorta di cremina che a me piace molto di più che lo shaker. Poi, per arrotondare i macro, un bollino di cioccolato arancio al 72% e un altro tartufino, che io vi giuro questi tartufini sono perfetti quando mi mancano 3-4 grammi di carbo e di grassi ad arrotondare il tutto. Come vi avevo anticipato, dopo l'allenamento ho un sacco di carboidrati, praticamente ho due pasti a 40 grammi di proteine, 10 grammi di grassi e 96 grammi di carboidrati. Dato che sono un sacco di carboidrati, mi aiuto con le mie caramelline gommose, quelle mie preferite, che le trovate da Lidl, me ne mangio due, ma tanto vi metto i macro da qualche parte qui. Poi per il resto abbiamo le classiche gallette da bro e delle patate e petto di pollo. Le patate però sono le patate dell'Eurospin, perché io le compro già pronte, già precotte, le metto in padella e è più veloce. Ragazzi, momento pre-nanna. Allora, abbiamo 100 grammi di questi cereali, abbiamo il classico budino e due caramelline, sempre queste di Lidl alla pesca, per arrotondare i macronutrienti. Perfetto ragazzi, è tardissimo, quindi chiudo qui il video, spero sia stato utile, spero sia stato interessante. Ogni tanto io penso che nel fitness, comunque nella community sulla palestra italiana, ogni tanto vada sempre dimostrato che la ruota sia effettivamente rotonda, proprio perché ci sono persone che puntualmente ti dicono no, in realtà la ruota è quadrata, quindi gli devi far vedere alle persone che no, la ruota è sempre rotonda. Ragazzi, statemi bene, noi ci vediamo presto a un prossimo video, un salutone, tante care cose.